Valentina Colombo, uno dei nuovi volti della VVC. C'è stata la presentazione, Valentina, per te il terzo anno di E1. Ti ritrovi con lo stesso allenatore, sempre Musso, però cambia molto per te. Quali sono le tue aspettative da questo nuovo anno? Allora, le mie aspettative sono molto alte sia dal punto di vista della squadra, quindi appunto del risultato, sia in Europa, che quest'anno appunto iniziamo l'Europa, che del campionato. Come ha detto anche prima Chiara, sarà un campionato molto difficile, ci saranno molte squadre che si rafforzano, quindi sarà molto competitivo. E poi spero anche dal punto di vista individuale di imparare molto, comunque sono molto giovane, 19 anni, e quindi spero di imparare, di migliorarmi attraverso appunto il coach Musso, ma anche il secondo allenatore Pintus e anche comunque tutte le mie compagne più esperte che sono sicura che sapranno aiutarmi per crescere, sia pallonisticamente che anche individualmente. La VVC ha scelto una rosa piuttosto vasta di 14 elementi, lo stavi dicendo, c'è un campionato e una coppa. Prima dicevi, mi è incuriosito, che ti emoziona, no, l'idea di giocare in Europa, e poi mi parliamo anche del campionato dove ci sono delle squadre veramente forti allestite quest'anno. I due aspetti, dai, la coppa, qualcosa lo dicevi prima? Appunto, per me, essendo comunque giovane, mi è tutta una nuova esperienza. L'Europa ho avuto la fortuna di farla sia dal primo anno che sono appunto arrivata in A1, quindi io mi sono subito affascinata di andare a giocare contro squadre straniere. Questo campionato europeo, secondo me, ti dà quello stimolo in più e vedi comunque anche realtà diverse, paesi diversi che però alla fine hanno molto di simile con te. E vedere comunque anche le differenti culture come giocano nelle altre parti del mondo è bellissimo per me. E anche comunque il campionato italiano, ricordiamoci, abbiamo dentro grandissimi nomi. Io personalmente tantissimi nomi, se guardi a casa nel mio quaderno delle firme di quando ero piccola, ritrovo tanti nomi, tante firme che adesso magari mi ci trovo a giocarmi contro. Quindi per me è sempre un onore giocando contro quelli che fino a qualche anno fa erano le mie idole. Ti chiedo una cosa, per chi non ti conosce, naturalmente hai davanti delle giocatrici molto forti, potrei parlare ad esempio da loro. Che tipo di centrale sei? Dove devi migliorare? Dove pensi di essere già abbastanza avanti nel percorso, sempre partendo dall'idea che si migliora sempre? L'idea che si migliora sempre. Comunque i miei due lati più forti sono il muro e la battuta. Infatti anche l'anno scorso comunque sono entrata parecchio in battuta o comunque a muro. Ovviamente da migliorare sarebbe di più l'attacco, perché ovviamente di là hai delle giocatrici che murano, che difendono, e quindi è sempre difficile comunque riuscire a fare punti in attacco, a differenza magari di un giovanile o comunque di come ero abituata io. Quindi quello di sicuro è il prossimo step che devo fare, perché ovviamente il livello ogni anno si alza sempre di più e quindi è sempre più difficile magari fare punti, attaccare tutto. Grazie, in bocca al lupo e benvenuta. Grazie.